Siamo arrivati in cima, Monte Cesito, che forse nel dialetto locale può significare qualcosa connesso con il taglio. Siamo a poco più di 1000 metri sul livello del mare, non è stata un'ascesa facile, uno per le condizioni atmosferiche, c'è abbastanza vento, pioggia, ma soprattutto per la roccia. È una roccia non troppo solida. Poco prima di salire un masso si è staccato poche decine di metri da noi, ci siamo dovuti fermare, quindi questo per darvi un'idea del fatto che non è che molte persone vengono qua. Siamo venuti per la leggenda dei graffi del diavolo e l'unica cosa che abbiamo trovato, se Lorenzo si avvicina, grazie, questi due intacchi che hanno questa congiunzione interna che sembra abbastanza peculiare e vanno in profondità. Adesso non sappiamo esattamente se sia questa roccia, perché la leggenda si è persa nel tempo, ovviamente non ci sono testimonianze, però diciamo che è una delle peculiarità che abbiamo trovato esplorando su queste rocce. Continueremo a cercare. Quello che è un fatto è che questo monte è connesso alla grotta di San Bernardo, a nostro avviso, anche perché a metà strada abbiamo trovato una piccola alcova scavata dalle mani umane, abbandonata, forse utilizzata dai pastori, ma siccome è nel mezzo del bosco ci lascia qualche dubbio. Cosa succede sul Monte Cesito e qual è il passato e la storia di questa area così interessante e, se vogliamo, dimenticata, almeno sui libri di storia. Ringrazio ancora Lorenzo per avermi guidato fin quassù, per aver sfidato il tempo e per aver dimostrato ancora una volta che il gruppo di X-Plan non si ferma davanti a niente, soprattutto per le sue preziose informazioni.